Venezia è tra i luoghi di ritrovo per l'aperitivo e per mangiare qualcosa, Misericordia, Rialto e Santa Margherita. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò di tre posti che sono frequentati dai giovani veneziani per trovarsi e bere un aperitivo e poi mangiare qualcosa. Posti in cui si concentrano osterie, ristoranti, bar, pizze al taglio, kebabari, gelaterie, di tutto un po'. La prima zona si trova nel sestiere di Cannaregio e sono due fondamenta parallele a una delle strade principali di Venezia, la Strada Nova. Abbiamo quasi un chilometro tra la fondamenta della Misericordia e la fondamenta degli Ormesini. La prima è famosa per osterie, cicchetterie e ristoranti, primi fra tutti il famigerato Paradiso Perduto. Molto buona anche il ristorante d'Arioba e come cicchetteria enoteca Vino Vero. Per maggiori dettagli vi rimando al video che ho fatto sulle cicchetterie di Cannaregio che vi linko in alto a destra. Proseguendo poi si ha la fondamenta degli Ormesini in cui si può scegliere tra diverse osterie, bar, birrerie, tra cui il pub Marciano in cui fanno un hamburger strepitoso, il mitico Al Timon per chi vuole buoni cicchetti e della buona carne e il mitico Aldo in cui si possono trovare tutti i tipi di birra. Il secondo posto che vi consiglio è ai piedi del ponte di Rialto, dalla parte del sestiere di San Polo. Qui abbiamo accanto alla bellissima chiesa di San Giacomo, una delle più antiche di Venezia, dei sottoportici che ospitano diverse osterie e bar, tra cui uno per tutti il Banco Giro. Se si va verso il Canal Grande poi si ha tutta una serie di tavolini in cui si può sorseggiare un aperitivo e mangiare qualcosa ai piedi del ponte di Rialto, guardando le gondole passare nel canale. Attraversato il tribunale abbiamo poi il campo Bella Vienna, anche qua ritrovo per l'aperitivo con vari locali tra cui al Mercà, in cui si possono assaggiare degli ottimi paninetti. Vi lascio in alto a destra il video delle cicchetterie migliori di San Polo, che sono tutte raggiungibili da qua in 5 minuti. Ho passato vari carnevali vestiti in maschera a ballare qua, che c'era sempre la musica. Se prendete il vaporetto della linea 1 a Piazzale Roma o dalla ferrovia, c'è una fermata apposita, Rialto Mercato, che vi scenderà direttamente qua. Thank you.
Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Da Rialto raggiungiamo infine l'ultimo posto che vi consiglio, e dopo aver superato una delle più buone pasticcerie di Venezia, da Tonolo, e arrivati alla chiesa di San Pantalon, che se visitata avrà per voi una splendida sorpresa, entreremo nel campo di Santa Margherita. A 5 minuti da Piazzale Roma è un concentrato di bar, osterie, trattorie, pizzerie, starà a voi la scelta. In ordine troverete una decina di bar, tra cui l'Orange e il Duchamp sono i principali. Osterie, tra cui al Boccon di Vino, il mio preferito, una pizza al taglio, un paio di kebab bari, un'hamburgeria aperta di recente e una gelateria molto buona, trattorie, ristoranti e molto altro. Vi lascio in alto a destra il link del video delle cicchetterie del sestiere di Dorsoduro, se volete i miei preferiti. Dopo questi consigli non avete più scuse, se volete farvi un aperitivo e mangiare qualcosa, sapete dove andare. Iscriviti! 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 Iscriviti!